mio giornale ha è molto radicato in una regione come l'Abruzzo, che per esempio ha delle centrali eoliche, e noi continuiamo ad avere delle proteste di gruppi ambientalisti che contestano il deturpamento di alcuni di paesaggi. Ora, io sono andato a vederle di persona, perché mi occupo poi direttamente anche di questi temi, di queste nostre redazioni, e devo dire che in qualche caso mi sembra del quanto così arbitrarie queste denunce. Comunque, ecco, in linea generale, diciamo, c'è stata la possibilità, e spero che sia riportata da più organi di informazione, di un dibattito e di un esame un po' di quelli che sono i problemi, e poi un invito, per quanto mi riguarda, può essere un impegno, per altri colleghi spero che sia un invito, ad affrontare sempre e a discutere di questi problemi, perché credo che l'opinione pubblica debba essere informata, anche perché quando è informata probabilmente ha anche degli atteggiamenti più responsabili davanti alle decisioni che debbono essere prese.